I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Lunedì 14 marzo, buonasera, buonasera amiche, buonasera amici di Casalotto, davvero ben ritrovati, anche se comunque qualcuno di voi è riuscito anche a vederci nella fascia meridiana, quindi oggi pomeriggio un po' più lungo, la sera dura mezz'ora, ma comunque lo sapete, sempre ricca di contenuti, ma soprattutto di consigli, perché ormai qua si inizia già a pensare a domani. Domani è la prima estrazione della settimana, quindi ormai quello di sabato è successo e accaduto, ma comunque ripercorreremo anche velocemente quello che i risultati che sicuramente sono arrivati sabato. Lo faremo sempre con lui oggi e stasera di nuovo insieme. Ciao Marco, ben Ciao ritrovato. Sheila, ben ritrovata. Buon lunedì sera da tutto il pubblico di Italia 53 con la trasmissione Casalotto. Ripercorreremo tra poco alcuni dei risultati ottenuti sabato. Sappiamo, insomma, la scorsa settimana è stata un po' particolare. Martedì e giovedì non si erano ottenuti grandi risultati. Sabato è andata bene per il gioco del 90, la dipartita del centenario di Bari. Lambo di centenari, insomma, questa è una settimana importante. Spero ci siate, per quanto riguarda ovviamente l'attesa dei consigli e a breve, considerando che il tempo serale è la metà rispetto a quello pomeridiano, cercherò di portarvi il meglio per affrontare domani l'ottava estrazione del mese. Rimanete con noi. Ti guardavo in monitor, in primo piano, un tocco di colore stasera con questo lupetto Turchese. turchese. Che è L'ho usato anche successo? settimana scorsa. È vero che è lunedì, però. Ogni tanto, Ma ecco. come stai bene? Allora. Ho passato il weekend con la barba, il cappello, gli occhiali, perché non avevo voglia di lunedì, insomma, Ti sei un po' ecco. Sì, ripreso, vediamo eh? come arrivo a Ti sei un po' sabato. curato, va bene, allora, e infatti siamo qua ben insieme con voi. Allora, io vi aspetto perché le notizie le guarderemo dopo, partiamo subito con i consigli, quindi torniamo da te, caro Marco, dove andiamo con gli amici, dove li portiamo? Ma allora, guarda, io intanto li porto subito in redazione, facciamo una cosa, così invece di perdere tempo in studio, iniziando a spiegare quali sono le tracce, le possibilità, iniziamo dal gioco del 90, in studio, in redazione, vediamo anche alcuni dei vostri scontrini. Io vi devo ringraziare perché sono veramente tantissime le persone che li hanno inviati, anche chi li ha poi mandati in privato sulla pagina Facebook. Perdonatemi ancora se non ho risposto a tutti, ma sapete che insomma è davvero complicato. Sappiamo che alcune amiche e alcuni amici hanno avuto problemi nella scorsa settimana perché si era disintonizzato il canale, poi insomma, bisogna ricercarlo, per alcuni ritorna. Ecco, voi se avete problemi segnalatecelo, tanto poi vedremo ancora tutti gli strumenti che sono attivi, dalla mail al fax, a WhatsApp, all'indirizzo privato, insomma, di Facebook. Se avete problemi, è ovvio che se in questo momento non ci state vedendo, non potete sentire ciò che sto dicendo, però se arriveranno o ci sono anche magari stati e li avete risolti, segnalatecelo, così insomma lo comunichiamo anche con gli altri mezzi, a tutti gli amici che magari hanno avuto un piccolo problema. Purtroppo il digitale terrestre per tutti i canali è un po' complicato. Venite con me perché andiamo a vedere alcuni risultati e soprattutto con che cosa possiamo tentare domani, ma è un bel tentativo. Andiamo! Sì.
Rieccomi, allora massima attenzione, prima di andare a vedere gli scontrini per quanto riguarda alcuni di quelli che avete inviato, ne sono arrivati veramente tanti, poi ne controllo anche altri perché ovviamente nel pomeriggio dopo la diretta, prima di arrivare a questo appuntamento serale, ne avete visti altri. 895-095, lo ricordo e lo stavo dicendo, è appunto il portale che contiene le news statistiche di Casalotto, è quello che io amo definire il più amato e usato dagli italiani, è quello che potete usare tutti, da tutti i cellulari, da tutta rete fissa, costa poco pochissimo ed è sicuramente con le news statistiche di Casalotto il gioco migliore da farsi con il 90. Detto questo, 22-81, ambo secco su Bari, col centenario 22 che finalmente se n'è andato, poi daremo un'occhiata alle altre traiettorie. Non solo, questo l'abbiamo commentato, c'era anche al primo colpo di gioco proprio durante l'estrazione di sabato, 22-86 e sono due ambi secchi su ruota. Quindi attenzione perché io sto parlando di primo, secondo e terzo colpo, non c'è voluto di più. 16-61-90. Occhio, questo ve l'ha spiegato Lio in diretta, quindi aveva anche detto c'è questo elemento vertibile che dobbiamo usare, doppio ambo eterno. Se l'avete giocato così male, alla peggio avete vinto in terzina il 61-90. Molti di voi hanno fatto 16-90, 61-90, due erano le ruote, quindi giocata molto semplice, ambo su ruota. Ma il 90 arriva secco anche al terzo colpo dal Milano-Napoli con il 24-90. Straordinario, questo è un ottimo ambo secco su ruota. Vedete che è andata bene, insomma, martedì e giovedì mia trop, ma sabato abbiamo chiuso bene. C'è anche un terno su tutte, questo c'è anche al primo colpo di gioco, perché voi sapete che la base del 32-89, che sono ancora adesso il centenario di Napoli e di Milano, e quindi hanno avuto questa particolare traiettoria in relazione alla loro posizione, quindi sono appena arrivati, arriva col 39 interno. È un terno in quartina, ma lo avevate secco, perché sia il 32 che l'89, i due centenari, li avevate al secondo colpo nel servizio più importante da abbinare solo al 39. Quindi il 32-39-89 come terno secco su tutte le ruote è arrivato per tutti voi. Stavo dicendo Napoli-Palermo, so di aver commesso un errore, con quei due lì siamo a quota 103. Poi li vediamo. Eccoci arrivati al pezzo forte per quanto riguarda l'opportunità relazionata al gioco del 90. Sicuramente ci sono strade importanti, una ci riporta a pochi giorni fa, la 981, quindi osserviamo tra la ruota di Bari e quella di Roma un'opportunità, due elementi di figura 9, somma 90, la più importante con numeretto ed elemento in ottantina, e qui stavolta ce la facciamo. Abbiamo anche una ruota che è quella di Roma che devo dire si sta proprio giocando la partita del 9 e del 90, continuano a rincorrersi e a richiamarsi. È un'opportunità, Bari lo ammetto per domani sera mi piace di più, come dicevo oggi pomeriggio tra le due ruote la più bella è sicuramente Bari perché attende il numero 90 e ha anche altre conferme. Palermo, seconda sfida, quindi un ambo e un terno per Bari-Roma e giochiamo il 90. State attenti a Palermo. Palermo è una di quelle ruote che una tantum ci dà delle somme 90, delle traiettorie e delle possibilità. E ogni qualvolta questo succede, vi ricordo che Cagliari e Palermo sono quelle ruote che dal 1 gennaio anno 2015, a pochi giorni fa, valutiamo una statistica dell'anno 2015, bene, hanno avuto il 90 Cagliari-Palermo tra i frequenti. Ed è una rarità, perché il 90 non è un numero frequente, che poi a noi piace seguirlo, tutt'altra storia. Come vedete, 32 e 58, somma 90 Palermo, ma anche la 14-76 è una somma 90 sempre lì. C'è quindi una quaterna, quattro numeri scomposti in doppio ambo, doppia somma 90 solo a Palermo. Questo è quello che mi piace di più. Non ho paura a dirvi, se ce la fate, giocatevi 50 centesimi, un euro in più. È solo un ambo, solo un terno, solo a Palermo. Occhio perché oggi lo speciale conferma anche l'88, quindi troverete il terno con l'88 dall'isotopia del doppio 89, l'ambo e il terno con 90 solo a Palermo e lo speciale 90 tutto qui. Vi aspetto nell'895-095, tasto 3, ricordandovi che tutti i cellulari TIM, Vodafone, Wind 3 possono entrare nel servizio e con i 3 euro che si risparmiano rispetto alla vecchia tariffa flat si può giocare buona parte del contenuto. Il costo totale della chiamata da rete fissa è di soli 2 euro. Thank you.
molto bene. Rientriamo in studio per andare insieme nella prima notizia dedicata ai nostri cari amici animali. Sicuramente qualcuno di voi avrà visto questa immagine che adesso vi mostriamo anche noi. Il marsupio fai da te. Allora, siamo in Australia, infatti tutto accade qui. Il poliziotto contabile Scott Mason ha adottato un cangurino che è rimasto orfano, insomma è rimasto senza la sua mamma, e la sua camicia da quel momento è diventata il marsupio di questo bellissimo cucciolo di canguro. È proprio piccolo, cosa avrà? Ma neanche un mese? Oh mamma, com'è piccolo! Bellissimo, bellissimo il canguro. Allora, insomma, quello nell'asciugamano non è quello vero, questo credo sia quello vero, quindi quello là è una roba un po' strana, carino. Ma guarda, non lo so a quanto ci stia, questo non è quello vero. Sembra più un cagno. Però che bello, molto grazioso, belle queste immagini, molto bello. Non lo so se poi attacca a scalciare o quanto può stare a contatto con l'uomo senza poi insomma prendere la sua indole, che non è sicuramente quella di stare dentro la camicia. Ah no, beh, questo no, adesso perché magari è piccolino, ha bisogno ancora proprio insomma dell'affetto, diciamo, umano in questo caso. Non mi risulta che poi i canguri sono tanto carini, ma che siano poi così mansueti. Ma va, ti tirano di quelle scarpate, insomma sono abbastanza bello, però molto molto carino. Però magari sai, lui essendo così piccolo sta crescendo i suoi primi mesi di vita proprio con un essere umano, magari sai, resta questo affetto. Non lo so, vedremo cosa succede, prima o poi l'evolversi, va bene. Vi terremo aggiornati anche noi. Super aggiornati sono naturalmente anche i consigli dei nostri esperti, Leo e Marco, perché domani è martedì, ricordiamo che è, non l'ho neanche detto io, la settima estrazione. Ottava. Ah, mi sono segnata settima. Ottava domani, ottava estrazione. Esattamente, allora massima attenzione perché possiamo insomma insieme arrivare preparati, perché ci sono una serie di particolarità. Intanto quella di sabato ha appunto portato una serie di uscite importanti, ancora in 9, ancora in 90. Il gioco per esempio del 32-89, sono tantissime le persone che ringraziano, e pensate nella semplicità di aver parlato per sole due volte di quello che era un ambo di centenari importante. Noi abbiamo anche poi vinto, come dicevo prima, il 32-39-89, cioè questo terno che arriva magari anche in quartina o secco su tutte, ma sono tanti soldini che ci portano, che entrano, scusate, nelle nostre tasche, che arrivano attraverso questo risultato, ma è la dipartita del 32-89 come ambo secco, lasciamo stare i risultati. Questo è un campanello importante per appunto utilizzare ancor meglio per l'estrazione di domani i due centenari. Siamo a Napoli-Palermo, sappiamo che ci sono questi due nuovi centenari, non sono più sette, sono diventati sei perché è uscito anche il 22 a Bari. Adesso noi di là rivediamo velocemente anche alcuni scontrini per come abbiamo vinto il 22 di Bari e anche questa particolarità del 32-89, ma è lì che dobbiamo rimanere fermi perché c'è una possibilità in più. Ve la spiego, venite con me. Rieccoci, allora massima attenzione perché l'ultimo minuto speciale, non solo ritardatari, ma vedremo anche cos'altro c'è, è l'89-22-77. Sempre dopo il tasto 3, occhio, questo è un lotto flash speciale. Rivediamo regia velocemente alcuni scontrini, soprattutto con il 22 della ruota di Bari, finalmente se ne va sto centenario, che non era poi così complicato, lo abbiamo usato, gestito e giocato poco, due ottimi ambi però li abbiamo vinti, 22-86 e 22-81. Io voglio anche ricordarvi invece quello che noi adesso vediamo in quartina, che ovviamente porta lo stesso tanti soldini, il 32-39-89. Lo vediamo con il 70 perché qui c'era appunto l'unione del, era l'ambo, scusate, 39-70 da abbinare al 32-89. Occhio perché questo è un terno, è carino, insomma nessuno diventa miliardario. Quello che mi interessa è ricordarvi che è uscito comunque l'ambo secco su tutte, 32-89. Detto questo, usiamoli sulle ruote che invece li attendono come centenari. Avrete notato che Palermo ha dato il 32, quindi non c'è stata nemmeno l'inversione di marcia totale, ma la possibilità per domani è alta. Detto questo, c'è all'interno del servizio l'abbinamento per doppio ambo eterno. Siamo con i centenari più giovani,
quindi possiamo valutare attraverso quella che è stata sabato un'estrazione importante proprio per l'uscita di questi numeri, dal centenario di Bari a appunto il movimento che avrete notato dell'89 e del 32, ci dobbiamo appunto concentrare sulle ruote dove sono attesi come centenari. Oltre al Lambo e al Terno, insomma, con appunto il 32 e 89, fate attenzione a Firenze, questo lo abbiamo vinto anche su tutte le ruote al primo colpo ed è il vertibile 28-82. Lui diventa una condizione e lì usiamo, quindi solo a Firenze, speciale una ruota, un Lambo, un Terno. Tutto qui, devo tacere perché il tempo è davvero poco e allora dopo il 28-82 un ambo un terno a Firenze e dopo la dipartita del 32-89 e del 22 centenario sulla ruota di Bari noi ci riconcentriamo proprio su Napoli-Palermo dove 32-89 sono ancora i centenari e sono solo a 103. Tra domani e giovedì ci sono delle altissime possibilità, non perdetevi l'abbinamento in ambo eterno, vi aspetto! Cercano, ma non si fan trovare facilmente. Tutti li seguono, tutti li aspettano, ma a volte non si vedono per niente. Corro nell'immensa prateria, al galoppo li vedi andar via, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Tutti li attendono, tutti li contano, ma non si fan pescare facilmente. Tutti li implorano, tutti li bramano, ma spesso non ti filano per niente. Fuggono coi cavalli mentre a terra, giù dai canyon e su per la sierra, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Hey-ha! 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 Tutti li coccolano, tutti li scrutano, ma sono estremamente riservati. Tutti li annotano, tutti li citano, e prima o poi saranno catturati. Sono sempre in fuga, sempre in corsa, chi li prende riempie la sua borsa. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Hey-ha! Occupiamoci della seconda notizia, parliamo di social e parliamo di Briatore. Non so se lo avete visto ultimamente nelle immagini, ma
insomma, è riuscita a perdere un po' di chili, quindi è dimagrito e ha fatto anche un po' una gaffa lui. Sentite un po' se non sapete che cos'è accaduto. La sfuriata di Briatore sui social contro la simpatica e brava Littizzetto finisce con una clamorosa gaffa. Allora, l'imprenditore, preso in giro dalla comica piemontese che ha ipotizzato per lui un lifting per giustificare questo nuovo aspetto, aveva pubblicato una foto di una tipa su Instagram cercando di dimostrare che la stessa Luciana non avrebbe resistito al fascino del ritocco. Ma la donna della foto, come insomma si può ben notare, non è lei, non era Littizzetto, e a dimostrarlo è la fede al dito che la comica non ha mai avuto, in quanto non si è mai sposata. Magicamente il post è subito spreso dal social di Briatore, però lei poi ha colto l'occasione ancora per prenderlo. Sai che non ho capito niente? Cioè, allora, lei ha attaccato lui perché sì, ha fatto dicendo un che ha, sì, si è fatto qualche ritocchino, invece lui alla fine ha perso soltanto, ha dimagrito. Poi lui ha posto una foto sul social, su Instagram, si vede che ha sbagliato, pensando fosse invece, non era lei, è una che gli assomiglia. Neanche un po', secondo me. Esatto. Nel senso che non, cioè, proprio non me la ricorda lontanamente. E tutto questo è accaduto, no, ma c'è un'altra foto che gli assomigliava, perché poi no, dopo... No, quell'altra è lei. Sì, no, questa qui, questa è lei. Però, siccome tutto è accaduto nel programma di Fazio, A che tempo che fa, dove poi c'è stata ospite questa signora, qui però effettivamente non gli assomiglia molto, però poi in studio sono molto simili. Lei ha preso anche un tapiro poi da striscia per questa... Gaff. Sì, ma gaff, Dio, gaff nel senso per averlo preso in giro, però credo che poi si sono riappacificati, si sono, spero, penso si siano... Caspita, si è dimagrito però. Beh, c'è da dire, allora, Briatore in questa versione ha acquistato punti, nel senso che insomma... Non so se da giovane era bellissimo, proprio bello, magari adesso non è. Però, insomma, nella doppia versione, sì. La Littizzetto, credo che, insomma, se anche faccia delle robe, no, anzi, potrebbe solo che peggiorare. Di conseguenza, insomma, non so, non vorrei parlasse per invidia, forse. No, non lo so, però ho scoperto poi chi è stato il suo, diciamo, dietologo farmacista, perché è stato anche il mio tanti anni fa, quindi... Quello delle bracciole a colazione. Sì, quelle dei spaghetti, aglio, olio, peperoncino a colazione o bracciole. Sì, la cosa un po' insolita è la colazione, perché poi il pranzo e cena, bene o male, lui ti dà verdura, carne o pesce. Però, essendo stata anch'io da lui, so che funziona, infatti, il prima e il dopo l'abbiamo notato. E bravo Flavio! Fabio, oddio, Briatore, bravo, ho avuto un lapsus sul nome, Flavio, certo, giusto, che è Flavio. Bene, bravo, sei stato alla lettera, insomma, di chi ti ha seguito. Allora, caro Marco, abbiamo 4 minuti e mezzo, possiamo andare ancora e torniamo da te ancora dai consigli. Dove vogliamo andare? Allora, tante richieste ci sono state, oggi pomeriggio siamo riusciti ad aprire una mini parentesi, quindi insomma ne ho potuto parlare solo una volta e qui non ci sono grandi preamboli, grandi spiegazioni, vi dico solo che al costo di un caffè abbiamo preparato io e Lio l'ambo interno migliore, ovviamente a livello statistico per domani. Venite con me. Rieccoci, allora, esattamente come oggi pomeriggio, non vi spiego nulla perché non c'è nulla da spiegare. Bari-Venezia sono ruote gemelle consecutive, sapete che io e Lio abbiamo, come spiegavo durante la diretta sabato sera, una serie di paletti proprio per quanto riguarda gli appuntamenti, la prima, la seconda, la sesta, l'ottava, l'undicesima di ogni mese, ci sono delle possibilità. Qui dentro, nell'89-22-88, che avete ovviamente riconosciuto perché è il portale che costa solo 1 euro da rete fissa, ma anche da tutti i cellulari, quindi con 1 euro, poco più di 1 euro, quindi non 6, non 3, non 2, ma 1 euro, avrete l'ambo interno che io voglio chiamare i migliori, senza ovviamente dare nessun tipo di garanzia in merito, ma a livello statistico questo ambo e questo terno, soprattutto l'ambo, sono molto molto, e aggiungo molto, attesi. Non ve li perdete perché la chiamata costa 1 euro, giocare un ambo e un terno con 2 euro abbiamo giocato ed è un bel pezzo. Sparisco, 89-22-88, tasto 3 al vero costo di un caffè. Well,
scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'Otto Flash. È un razzo, una cometa, ad un jet, è l'Otto neri, di loro si vedono solo gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi. Guardavo il timer, caro Marco, siamo giunti alla chiusura, quindi al termine, ai saluti finali. Io vi ringrazio di averci seguito anche nella puntata serale qui sul canale 53 e vi rinnovo l'appuntamento ovviamente sempre a domani, ma soprattutto anche a domani sera per l'estrazione in diretta. Grazie Sheila, un ringraziamento e un buon proseguimento di serata a tutto il pubblico di Italia 53, un buon lunedì sera e non dimenticate che domani pomeriggio 14.30 e poi domani sera alle ore 20, sempre qui in anteprima nazionale, ci viviamo anche quest'altra importante estrazione con qualche nuovo consiglio. Grazie ancora. Ciao. Grazie a tutti e buona serata. A domani.